Eccoci qui, ragazzi, in un nuovo video. Allora, nella giornata di ieri c'è stato un po' di panico dopo che abbiamo visto una rapida ed aggressiva correzione su Bitcoin, ma anche e soprattutto su molte altcoin. Quella che era la mia opinione, come detto anche sul mio gruppo Telegram, è che quello, era, quello di ieri era principalmente uno shakeout, di conseguenza, non ero granché preoccupato, infatti, non ho assolutamente venduto le mie principali posizioni spot, quindi di lungo termine, sulle altcoin che posseggo. In realtà chi mi segue sa bene che avevamo parlato di un paio di livelli molto importanti, cioè dai 30 ai 32.000 e dai 38 ai 40.000 dollari, quindi una correzione dopo aver toccato i 38.000 dollari nella giornata di ieri era anche, non dico ovvia, perché avremmo potuto anche... Andare diretti a livelli superiori. Ma non è neanche un qualcosa di così sorprendente. E anzi, sarà molto importante da qui al prossimo periodo, tenere bene in considerazione che ci saranno diverse correzioni, diversi shake out e anche molto più aggressivi. Di quello che abbiamo visto ieri. Quindi, ragazzi, in questo video andrò a dire quello che mi aspetto, quello che ho intenzione di fare nel medio-lungo termine, quindi nei prossimi mesi, nel prossimo anno o due, anche e soprattutto quello che mi aspetto nel breve termine e di miei prossimi trade. Quindi, ragazzi, se siete nuovi su questo canale e vi piacciono queste tipologie di contenuti. Non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Ora partiamo subito dal momento presente: nel momento in cui sto girando questo video, il prezzo di Bitcoin si trova intorno ai 37.000 dollari. E ormai da settimane e anche mesi, probabilmente che parlo del range di prezzo a cui prestare particolare attenzione quindi c'è il range low che va dai 30 ai 32 mila dollari e il range high che va dai 38 ai 40 mila dollari effettivamente nella giornata di ieri abbiamo sfiorato toccato il range high dei 38 mila per vedere la correzione quello che mi aspetto è che nel prossimo periodo ci sarà molto probabilmente un retest del range low quindi il livello dei 30 ai 32 mila dollari ma in questo momento personalmente non ho venduto assolutamente le mie posizioni sulle altcoin beh innanzitutto perché ho degli ottimi entry price e in secondo luogo perché quello che mi aspetto nel breve brevissimo termine è potenzialmente andare a cercare la rottura di questo range high quindi possibilmente andare al di sopra dei 38 mila andando a sfiorare 40 mila dollari circa se ciò dovesse succedere probabilmente inizierei a vendere un po' delle mie posizioni spot sulle altcoin ma solamente una piccola parte perché la mia strategia si baserà su cercare di aumentare le mie posizioni sulle Alt, soprattutto nel momento in cui dovessimo andare a rivisitare il range low, quindi 30 32 mila dollari. Questo perché? Perché, come detto e spiegato diverse volte, mi aspetto che il picco del bull market sarà tra la fine del 2024 e inizi 2025. Quindi sicuramente mi aspetto che il picco sarà dopo l'alving di Bitcoin. che Guarda caso, potrebbe anche combaciare con l'inizio del taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Quindi nel periodo ho intenzione di continuare ad accumulare nella maniera migliore in assoluto quindi quando ci sono delle grosse correzioni altcoin soprattutto intelligenza artificiale ma non solo ci farò un video molto presto su altre alt che ho intenzione di comprare come detto anche inizio video quello di ieri è stato uno shake out e in realtà è stato il primo shake out perché ce ne saranno altri ragazzi nei prossimi mesi questo è garantito e anzi questo qui è stato uno shake out di prova ce ne saranno altri più aggressivi detto questo andiamo a vedere però un paio di livelli che mi Interessano in particolar modo su Bitcoin, quindi quando intenzioni di aprire delle posizioni. Allora, facciamola molto molto semplice. Nel momento in cui Bitcoin dovesse tornare in questa fascia di prezzo quindi tra i 36 e 3, i 36 e 5, qualcosa del genere. Probabilmente aprirò una posizione long, sia su Bitcoin sia su determinate alt. Se questo livello non dovesse reggere, i 35 e 6 invece sono un altro livello nel quale inizierei a posizionarmi long. Il target in questo caso sarebbero i 38.000 dollari e potenzialmente i 40.000 dollari. Al di sotto dei 35,5 aspetterei un retest negativo per posizionarmi short con un target di 33.9-34.000 dollari circa. Ma in questo momento, nonostante anche sull'RSI si sia formato una bearish divergence non mi stupirei, anzi, in realtà, mi aspetto di vedere una continuazione della risalita o comunque un prezzo di Bitcoin abbastanza stagnante tra i 36,5 e i 38.000 dollari, che potrebbe portare le alt a continuare la risalita. Ed infatti, molto probabilmente nei prossimi giorni mi focalizzerò su posizioni long anche su determinate alt. Ho parlato ieri nel mio gruppo Telegram di alcune alt particolarmente forti in questo momento. C'è FET e hai una delle mie altcoin di intelligenza artificiale preferite, ma anche. Super e soprattutto Ethereum, infatti, nella giornata di ieri sono uscite indiscrezioni secondo cui un possibile ETF anche su Ethereum. Ed effettivamente abbiamo visto una rapida risalita. Ma da non sottovalutare il fatto che Ethereum potrebbe continuare a salire nei prossimi giorni. Ovviamente farò degli aggiornamenti sui miei prossimi trade su Telegram. E tra l'altro, i tradi farò con Bybit di cui trovate il link sotto in descrizione. Trovate anche il link del video tutorial completo che ho fatto personalmente. E ricordo che in questo momento c'è un bonus sul primo deposito che va fino a 30.000 dollari. Quindi, ragazzi per fare un breve e veloce recap ieri abbiamo toccato una resistenza quindi sicuramente non è più il momento di essere super bullish almeno questo nel brevissimo termine detto questo però il prezzo di bitcoin a mio parere potrebbe continuare a salire anche solo leggermente nei prossimi giorni nelle prossime settimane e questo potrebbe portare le altcoin a salire in maniera più aggressiva non ho venduto assolutamente le mie posizioni sulle altcoin potrei vendere ma proprio qualcosia nel momento in cui bitcoin dovesse continuare a salire e toccare 40.000 Dollari, perché a quel punto mi aspetterei almeno una correzione e quindi potrebbe essere un buon momento per ricaricare per accumulare ulteriormente ovviamente farò sapere nel caso sia qui su youtube sia su telegram e per quanto riguarda posizioni long su bitcoin in questo momento ci sono i 36,5 e i 35 e mezzo almeno i livelli che mi interessano personalmente allora chiudo questo video mostrando quali sono i target che mi aspetto nei prossimi giorni per quanto riguarda bitcoin a Appunto, il target rimangono i 40.000 dollari. Per Ethereum, che è una delle alt che mi interessa in particolar modo in questo periodo non mi stupirei di vedere toccare i 2400 dollari nel momento invece in cui Injecti dovesse rompere la resistenza molto ostica di 18 dollari a quel punto molto probabilmente andremo a toccare velocemente i 20 dollari È perfetto e ai mi aspetto gli 0,46 dollari arrivati a questo punto ragazzi direi fatemi sapere sotto nei commenti attualmente come siete posizionati che cosa vi aspettate da Bitcoin e dalle alte nel prossimo periodo come al solito spero che il video vi sia piaciuto ovviamente non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video ed iscrivervi al canale direi che anche per oggi è tutto noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video